Stiamo per trasmettere in italiano la Santa Messa da New York. Telemater è una televisione che vive solo delle vostre donazioni e della generosità di tutti. Questo ci consente di portare la parola del Vangelo nel mondo in italiano. Anche le più piccole donazioni possono fare la differenza. Vi ringraziamo e vi ricordiamo nelle nostre preghiere. Per continuare a sostenerci, visitate il sito internet www.telemater.org/sostienici. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissime sorelle e carissimi fratelli, benvenuti per la celebrazione dell'Eucaristia in questa quinta domenica di Quaresima, tempo di preparazione alla Pasqua del Signore. Il Signore ci chiama alla conversione, ci chiama ad essere portatori di pace. Per questo la Santa Messa la offriamo per la pace nei nostri cuori, la pace nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nella Chiesa e nel mondo. E per celebrare degnamente i Santi Misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Signore, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Thank you.
Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi conduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore. Parola di Dio. Il Signore bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore bontà e misericordia. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Il Signore bontà e misericordia. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attende il Signore, perché con il Signore è la misericordia, è grande e con Lui la redenzione. Egli ridimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore bontà e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore.
In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. E le rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? E gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì di costui che non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. E Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto credettero in lui. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissime sorelle, carissimi fratelli, quale grazia il Signore ci dà gratuitamente di essere qui in questa terra e fare tutto questo cammino del Signore. E ancora siamo qui per prepararci bene per la Pasqua del Signore. Però dobbiamo fare l'attenzione a non essere solo preparati per questa Pasqua di quest'anno, ma soprattutto essere preparati per la seconda e l'ultima venuta di Gesù nella parossia. Quindi noi cristiani dobbiamo guardare con un occhio in su per vedere la volontà di Dio
e con altro occhio guardare avanti e vedere chi ne ha bisogno dello stesso amore che il Signore ci ha donato, perché noi lo possiamo donare anche agli altri. Come diceva Papa Francesco all'inizio della Quaresima, che era il mercoledì santo, mercoledì della Quaresima, mercoledì delle Ceneri, e diceva questo: la Quaresima ci ricorda che Dio è il creatore e noi siamo le creature. Quindi dobbiamo fare spazio a Dio e togliere di mezzo al io, perché tante volte non possiamo capire la volontà del Signore, perché questo Signore è mio Signore, questo è il io, ma non è Dio. E questo lo ha ripetuto anche Papa Francesco un giorno, quando è andato in una chiesa romana per la penitenza, un atto penitenziale che hanno fatto in quella parrocchia. E lo ha detto proprio, ha insistito in questo, che noi dobbiamo lasciare il nostro egoismo, gli egoismi, il nostro io, e lasciare spazio a Dio. E quello che ci ricorda il mercoledì delle ceneri, quindi le ceneri messe sul capo, che ci ricordano che noi siamo polvere e in polvere ritorneremo, che siamo niente senza Dio, e che ci ricordava anche il cammino del Signore, e la preparazione per la venuta del Signore deve essere fatta con l'elemosina, deve essere con tanta preghiera e con i digiuni. E come dice anche la Bibbia, il digiuno cancella una moltitudine dei peccati, e l'elemosina anche, e con la preghiera sincera noi possiamo dire che siamo sul cammino giusto. È così che il Signore piano piano, in tutte queste domeniche di Quaresima di quest'anno, ci ha preparati per arrivare a capire che Lui è il Signore, è il Dio della vita e non è il Dio della morte. E per questo la prima domenica ci ricordava le tentazioni di Gesù, ma non solo le tentazioni, e non fermarsi solo a quello, alle tre tentazioni lì, perché Gesù è stato tentato fino all'ultimo sulla croce, è tentato dal diavolo, dal demonio, però ci ricordava Gesù che con Lui possiamo vincere le tentazioni, che questo cambia tanto, se no rimarremo sempre in questo, come si dice in Italia, ma siamo deboli, che possiamo fare? Quindi la vita continua sempre così, nelle debolezze. Però più che altro, più importante è che con Gesù noi possiamo vincere, e vincere per davvero, le tentazioni. E quindi il Signore ci ha fatto vedere anche che Lui è anche l'acqua viva. Gesù è quell'acqua viva che ci può donare, no, quella vita per sempre. L'acqua, che è l'elemento essenziale per la vita, Gesù lo trasforma, e Lui l'acqua viva. Chi beve di quest'acqua vivrà in eterno. Che belle parole! Però per arrivare a tutto questo dobbiamo lasciarci, no, guidare dal Signore, e lasciarci dare da bere da Lui stesso, da Egli stesso. E quindi la domenica scorsa, che abbiamo visto anche questa guarigione del cieco, della nascita, e Gesù è la luce del mondo. Chi segue questa luce mai si perde e arriverà alla luce eterna, per vivere, per essere luce nel mondo come Gesù, e anche essere quella luce eterna con Gesù nel cielo. Però prima del Vangelo di oggi dobbiamo ricordare il Vangelo della trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. Una bellissima immagine, però lì abbiamo avuto quello che Gesù è, e anche abbiamo visto quello che dobbiamo fare. Questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Quindi Gesù è Dio e dobbiamo ascoltarlo, e ascoltare Gesù e ascoltare Dio Padre, che attraverso di Dio lo Spirito Santo non ci muove nella direzione giusta, non da soli, ma tutti insieme, così come quando celebriamo l'Eucaristia nell'unica Chiesa, il corpo di Cristo.
E oggi ci incontriamo con questo passaggio, il racconto della risurrezione di Lazzaro. Lazzaro che è una delle storie di segni che racconta San Giovanni. Si tratta qui di presentare Gesù vincitore della morte e lui lo anticipa. E il racconto culmina nella frase di Gesù su se stesso: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me non morrà in eterno». Chi crede in me non morrà in eterno. E in tutte le tribolazioni della vita, e tra tutte le ingiustizie che ce ne sono, tra tanti dolori, tra tante malattie, guardare al Signore che Lui è la luce, guardare al Signore che è il Figlio di Dio, ascoltare la Sua parola, vedere con la Sua luce, vedere con gli occhi di cuore e soprattutto essere capaci di testimoniare la Sua presenza nel mondo. Questo Vangelo di oggi ci mette in chiaro una cosa, che Gesù è la vita e che la nostra vita cristiana non è solo un culto, non è solo una messa, non è solo il Padre che parla, non è il sacerdote che dice una messa, ma la nostra vita è centrata in Gesù vivo che ci ha lasciato la testimonianza del volto del Padre, del volto del Padre che è amore, questo amore che tanto ne abbiamo bisogno in tutti i tempi. E noi che siamo la Chiesa peregrinante oggi, in questo mondo, dobbiamo far vedere questo amore di Dio agli altri e nel mondo, che il mondo di oggi ne ha tanto bisogno dell'amore, del vero amore che è Dio. Per questo che quando noi ci raduniamo e riflettiamo sulla parola di Dio, non deve essere qualcosa come un racconto, non deve essere qualcosa come una storiella, ma deve essere per davvero qualcosa che ci muove, che muove la mia vita, la fa ritornare di nuovo al Padre, quello che vuol dire la conversione, una parola chiave per vivere bene la Quaresima e prepararsi bene, come ho detto all'inizio, non solo per le belle celebrazioni della Settimana Santa, non per la Domenica delle Palme solo, la prossima domenica, ma essere pronti sempre per la venuta del Signore quando ci chiamerà. E lì, se noi porteremo questo amore, e Lui ci farà risorgere nell'ultimo giorno, così come abbiamo trovato oggi in questa testimonianza della risurrezione di Lazzaro. A volte siamo come Marta, a volte siamo come Maria, però è importante stare ed essere amici di Gesù. Che il Signore ci aiuti, a tutti quanti noi, per il tempo che è rimasto, che possiamo convertire la nostra vita attraverso una buona confessione, che le diciamo al Signore: Signore, io non solo che solo questo, mi vergogno di tutto quello che ho fatto, però voglio che Tu mi dai di nuovo la vita, mi dai di nuovo quella capacità di vedere oltre gli occhi fisici, di vedere con gli occhi di cuore e di vedere e di abbracciare tutto quello che viene da Te. E questo che posso abbracciare, che sia soprattutto quella persona povera, che sia quella persona malata, che sia quella persona che sta e vive in situazioni tanto difficili, però con il Tuo aiuto e con questi occhi del cuore che io possa dire: sì Signore, è vero, Tu sei la risurrezione e la vita e chi crede in Te non morrà in eterno. Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Mondo che verrà. Amen. Sorelle e fratelli, in questo tempo favorevole per la nostra conversione, eleviamo al Signore le nostre suppliche con la fiducia di essere esauditi. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascolta, Signore, la supplica della Tua Chiesa pellegrina sulla terra. Suscita uomini e donne al servizio del Vangelo, perché tutte le genti possano conoscerti e accogliere il dono della salvezza. Noi Ti preghiamo. Sostieni, Signore, il nostro cammino quaresimale. Converti i nostri cuori a Te, perché da veri discepoli camminiamo sui Tuoi sentieri. Noi Ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Visita, Signore, i popoli oppressi dalla povertà e dalla guerra. Apri il loro cuore all'accoglienza della salvezza, perché trovino in Te la fonte della vera libertà. Noi Ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Conforta, Signore, quanti sono nella prova. Dissetta il loro animo, bisognoso di speranza, perché sappiano scorgere i segni della nuova creazione, frutto della Pasqua. Noi Ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Rinnova, Signore, il cuore di noi qui presenti e riuniti. Orienta i passi del nostro cammino di purificazione, perché nascano frutti abbondanti di giustizia e santità. Noi Ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, o Signore, l'umile preghiera dei Tuoi fedeli e concedi loro di percorrere, sotto la guida del Tuo Spirito, la strada che li riporta a Te, pregustando fin da ora la gioia della Pasqua. Per Cristo nostro Signore. Amen. Passare dal mondo.
Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere. Tu che ci hai illuminati con gli insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro. Dio è Signore della vita, lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. E offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco
il nostro Vescovo Roberto e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola di Gesù e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, e con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che io sarò salvato.
Preghiamo. Dio onnipotente, concede a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membri vivi nel Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica il Signore Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti quanti voi. Telemater è una televisione che vive solo delle vostre donazioni e della generosità di tutti. Questo ci consente di portare la parola del Vangelo nel mondo in italiano. Anche le più piccole donazioni possono fare la differenza. Vi ringraziamo e vi ricordiamo nelle nostre preghiere. Per continuare a sostenerci, visitate il sito internet www.telemater.org/sostienici.